Buonasera e ben trovati in questa seconda edizione del Tg6. Forza Italia organizza una mobilitazione in tutto l'Abruzzo alla volta di Roma. L'occasione è il Family Day del 30 di gennaio. Il tema è quello delle unioni civili e delle adozioni. Vediamo. Unioni civili, teoria gender e famiglia tradizionale, sempre questo è il tema degli ultimi giorni che vede rincorrersi dichiarazioni tra istituzioni e associazioni, se da un lato il ministro all'istruzione Stefania Giannini ha dichiarato inesistente l'introduzione della teoria gender nei percorsi formativi delle scuole italiane, dall'altra anche in Abruzzo ci si prepara la mobilitazione per la questione del diritto sull'adozione. Chi propugna una teoria cosiddetta gender propugna qualcosa che va contro la natura. Diverso il discorso invece del riconoscimento dei diritti delle coppie civili formate da due persone dello stesso sesso. È indubbio che uno Stato moderno e democratico deve tutelare in un buon modo i diritti di coloro che intendono percorrere un percorso di vita insieme pur essendo dello stesso sesso, ma è altrettanto certo che una cosa è la famiglia. E una cosa sono le unioni civili. C'è un vulnus normativo nella nostra legislazione che va colmato per completare il riconoscimento dei diritti delle coppie civili. Ma certamente quello che prevede oggi il decreto Cirinà è qualcosa che non sta nel cielo in terra. Tutto questo non è possibile e noi partiamo dall'Abruzzo per andare a manifestare il 30 gennaio a Roma con dei pullman che partiranno da tutte le parti d'Abruzzo. Per far sentire la nostra voce e la solidarietà a coloro che vogliono eh, combattere questa battaglia. Si aderisce, contattandoci eh, attraverso, attraverso il, la pagina Facebook eh, Family Day Gennaio eh, Abruzzo, Gruppo Abruzzo, eh, perché credo che sia importante andare a far sentire la nostra voce. E sul tema delle unioni civili, oggi è intervenuta la senatrice del PD, Stefania Pezzopane. Anche la senatrice Stefania Pezzopanne manifesta per le unioni civili. Con quale spirito si unisce a questo movimento? Con lo spirito di chi pensa, e io sono tra questi, che l'Italia sia molto in ritardo e che in tanti altri paesi d'Europa e nel mondo esistono già leggi che determinano i diritti e i doveri delle unioni civili e che queste leggi hanno portato molti aspetti positivi. E nel nostro Paese c'è un ritardo, la prossima settimana iniziamo la discussione in Senato per legiferare in questa materia. Per colmare un ritardo storico, e da assessore comunale alle politiche sociali, io sono stata, eh, assieme ad altri colleghi, consiglieri ed assessori, protagonista di uno dei primi eh, elenchi eh, albi delle unioni civili eh, di una città del mezzogiorno. Fui io a portare la delibera in consiglio comunale. E, mh, però quelle delibere non hanno nessun effetto senza una legge. E questa legge riconosce i diritti e i doveri delle coppie che si uniscono non in matrimonio ma attraverso altri principi giuridici che però determinano appunto diritti e doveri. Entra in gioco in questa legge una problematica molto delicata che è quella dei bimbi che sono già presenti, già nati nella formazione di queste coppie, quindi tra due persone se uno dei due o entrambi hanno dei figli provenienti da relazioni precedenti e nella legge si propone che possano essere adottati. E, e su questo c'è ancora un dibattito molto aperto, molto delicato, eh, soprattutto per le eh, conseguenze che potrebbe avere la pratica eh, dell'utero in affitto o maternità surrogata come viene chiamata, che è una pratica che giustamente e fortemente è vietata in Italia ma non in altri paesi. Quindi siamo ancora alla ricerca eh, di un equilibrio, ma insomma eh, già questa legge eh, fa eh, un Passo avanti molto grande, molto importante, io la sostengo. L'Abruzzo sotto l'autorità portuale di Ancona, dunque cambiamo decisamente argomento. La riforma dei porti affida alle marche il comando, ma il governo D'Alfonso vuole a tutti i costi essere accorpato a Civitavecchia per creare un corridoio Tirreno-Adriatico. I porti di Pescare e Ortona destinati a finire sotto l'autorità marchigiana. Nella riforma in corso l'Abruzzo storce il naso e promette che, come aveva pianificato e deciso, l'autorità alla quale fare riferimento sarebbe stata quella di Civitavecchia per tutta una serie di ragioni che avrebbero garantito alla Regione uno sviluppo commerciale viario. La decisione ora resta nelle mani da un lato di Graziano del Rio, ministro alle infrastrutture e trasporti, e dall'altra Luciano D'Alfonso, presidente della Regione. In Abruzzo. Intanto c'è una buona notizia. Il fatto che i porti nazionali abruzzesi, cioè Pescare e Ortona, entrano in autorità portuale è una notizia positiva perché significa che partecipiamo alla ridistribuzione delle risorse che sono destinate solo alle autorità portuali. Ora qual è il punto? Che secondo il governo, questa prima impostazione, noi dovremmo essere all'interno, non sotto, all'interno delle autorità portuali di Ancona. Noi però abbiamo dimostrato con i numeri la mano che ci sono. Ehm, che c'è una prospettiva economica di crescita molto maggiore rispetto a quella ipotizzata dal governo se ci alleiamo con Civitavecchia, perché diventiamo il collegamento tra i due mari e diventiamo cioè ciò che serve a Civitavecchia nel mare adriatico. Qualcuno ha detto che fine fa il, il porto di Vasto, non se ne è parlato. Possono far parte di autorità portuale solo i porti di rilevanza nazionale. In Abruzzo ce ne sono due, Pescara e Ortona. Ma dobbiamo stare attenti: può essere anche un vantaggio a volte, perché stare dentro l'autorità la portuale significa più risorse, ma significa anche potenzialmente più costi, soprattutto dei servizi. Quindi ciò che noi vogliamo fare è arrivare ad un accordo per cui stiamo con Civitavecchia e ragioniamo su come ci dobbiamo stare, non necessariamente applicare i costi che Civita Vecchia fa pagare alle loro imprese portuali, per esempio al sistema portuale regionale. E a Pescara tornano a chiedere l'intervento delle istituzioni i residenti di Fontanelle, degrado e fatiscenza all'interno degli appartamenti con infiltrazioni e umidità sulle mura. A farsi portavoce dei cittadini ancora una volta il consigliere regionale eh, Pentastellato Pettinari. Ancora denunce per Fontanelli e i suoi residenti. Domenico Pettinari torna a farsi portavoce dei cittadini ormai costretti a vivere in case fatiscenti e in condizioni di sicurezza scarse. Nel mese di dicembre la protesta era arrivata sotto al Palazzo della Regione a Pescara, ma poi nulla più si è mosso. Intanto vorremmo capire, i cittadini vorrebbero capire il presidente della Regione e il sindaco di Pescara dove sono. Perché da mesi che li chiamano, li cercano, e hanno, il presidente dell'associazione insieme a Fontanella ha inviato anche una lettera formale per una richiesta di incontro e mesi fa ci ha fatto aspettare diverse ore doveva venire il presidente della regione, non è venuto perché il presidente della regione, la regione è proprietaria delle case ATER, case ATER che qui stanno letteralmente cadendo, adesso addirittura degli intonaci esterni delle case stanno, eh, si staccano, cadono a terra, quindi mettendo a serio rischio l'incolumità dei cittadini, non ci sono risorse necessarie per risolvere questi problemi e il problema l'emergenza sicurezza non solo permane, ma è aumentato a livelli stratosferici, si continua a spacciare sotto i palazzi, dentro i palazzi, i cittadini ci contattano, ci chiamano in piena notte, problemi seri, c'è cioè grande paura, tutti i problemi irrisolti, ma intanto la cosa principale è ristrutturiamo, che ristrutturassero le case popolari, purtroppo non si vede nulla. I residenti vivono in condizioni di scarsa salubrità, come ci mostra? un inquilino che ci apre le porte di casa sua, umidità sui muri, infiltrazioni di acqua e problemi di salute. E, e lì c'è la caldaia, e ho paura quando piove che c'è la corrente e mi, mi fa danno in casa. E non vengono mai a vedere, a controllare, a fare il lavoro come si deve. C'è la macchia ancora quando piove che scende e adesso chiedono aiuto e un intervento alle istituzioni per ottenere un miglioramento delle condizioni di vita ora La cronaca 15 militari ai cani del nucleo cinofili di Chieti per l'operazione antidroga condotta a Prato alla Perigna in provincia dell'Aquila dai carabinieri della compagnia di Popoli coordinati dal capitano Antonio di Cristofaro. Durante la perquisizione in uno stabile di località Valle Madonna sono stati trovati 5 panetti di hashish e 200 grammi di marijuana, nonché bilancini di precisione, bustine per il confezionamento delle dosi e mannite per tagliare la cocaina in... Manette, un trentenne. Svolta nelle indagini sul rogo del pub di Chietiscalo Coiba avvenuto lo scorso 27 di ottobre. I carabinieri hanno denunciato la ex titolare, è stata la sua mano ad accendere la miccia. Per i carabinieri è stata Antonella Gasparro, 36enne Pescarese, ex titolare del Coiba, ad appiccare il fuoco al pub di Chietiscalo divorato dalle fiamme il 27 ottobre scorso, rogo che ha danneggiato l'intera palazzina di Viale dell'Unità d'Italia, costringendo all'evacuazione gli inquilini. Dunque è stato risolto il giallo del rogo doloso con un'inchiesta che è andata a ritroso nel tempo fino al 5 di settembre, quando la Gasparro ha denunciato presunti pestaggi di intimidazioni. Tutto partirebbe da quella data, dai dissapori con i proprietari dello stabile e del circolo che le avevano intimato lo sfratto per morosità che sarebbe stato eseguito il 29 ottobre, due giorni dopo il rogo. Contrasti che sarebbero sfociati nelle denunce della donna. Ad aiutare nelle indagini il in norra dei carabinieri di Chieti sono state le testimonianze e le immagini delle videocamere di sorveglianza che hanno ripreso l'ultima persona ad uscire dal locale prima che partisse l'incendio, proprio Antonella Gasparro. Per lei, ora, il Tribunale di Chieti ha disposto il divieto di dimora in città. Confartigianato Imprese di Chieti ha raccolto nei giorni scorsi le adesioni per la proposizione del ricorso al Tar del Lazio contro la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per tutelare gli oltre 700 risparmiatori coinvolti nel caso delle obbligazioni subordinate di Carichieti. Abbiamo raccolto le adesioni di 30 risparmiatori, dichiara il direttore generale di Confartigianato Chieti, Daniele Giangiulli, i nostri legali, gli avvocati Giuseppe Simone Di Tizio ed Ernesto Pagliaricci hanno provveduto nella giornata di giovedì scorso a portare alla notifica il predetto ricorso. Sono in totale 100 i risparmiatori che si sono affidati a Confartigianato e che nelle prossime settimane aderiranno ad altre azioni giudiziarie che Confartigianato ha intenzione di mettere in campo. Secondo Giangiulli, la Caricheti non doveva essere coinvolta nel decreto cosiddetto salvabanche perché non versava in stato di dissesto patrimoniale. Tant'è vero che il commissariamento attivato per problemi di governance continua il direttore di Confartigianato Chieti non è mai stato trasformato in quello per grave deficit patrimoniale. Ancora nuova manifestazione degli operai della storica fonderia Beco di Martinsicuro, scesi in piazza per tenere viva l'attenzione sulla situazione di un'azienda che ad oggi occupa 74 operai. I lavoratori attualmente sono in assemblea permanente e l'iniziativa odierna si pone in continuità con quelle messe in campo. Fino ad oggi per evitare la chiusura della fonderia, ancora in attesa del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Oggi i lavoratori sono scesi in corteo per sollecitare gli enti ad accelerare. L'iter per la riapertura della fonderia commenta il segretario provinciale della Fiom CGL Giampiero Dozzi nel rispetto delle prerogative di tutti. L'obiettivo è sollecitare lo sblocco della vertenza. Cambiamo argomento, tornano alti i livelli di smog a Pescara, ma l'amministrazione comunale dopo la revoca dell'ordinanza sulle targhe alterne e al vaglio di misure contenitive alternative Tornano alti i valori dello smog a Pescara una settimana dallo stop delle auto con l'ordinanza sulle targhe alterne, l'amministrazione comunale fa sapere di non avere intenzione di reintrodurre la restrizione che tante polemiche aveva scaturito, ma al contempo di essere al vaglio di alternative utili a ridurre il fenomeno. Ci troviamo in una fase diciamo, eh, sicuramente negativa, però dopo un periodo di, eh, dovuto sia all'intervento che è, è stato fatto nella settimana scorsa, sia anche al tempo diciamo, che ha portato pioggia, neve e vento che ha spazzato via un po' le micropolveri sulla città. Si pensa alle domeniche ecologiche come strumento da introdurre per rendere meno problematica la viabilità per i lavoratori e gli studenti, ma resta di fatto un problema causato da due fattori. Da un lato le emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento e dall'altro l'alta affluenza di vetture che ogni giorno attraversano Pescara. Stiamo riprendendo le operazioni di, di lavaggio delle strade, eh, più altre iniziative, compresa, diciamo, comprese quelle che sono le domeniche ecologiche per l'impatto che, eh, che queste possono avere. Sicuramente vedremo l'evolvere della situazione e ci auguriamo che le condizioni migliori. Per evitare provvedimenti drastici o provvedimenti che comunque devono tenere sotto controllo la qualità dell'aria. E ora parliamo del referendum per rimodulare i confini del parco del Gran Sasso. La delibera per sbloccare l'iter è passata in giunta e ora si attende il verdetto dell'Aula. Il Movimento 5 Stelle plaude all'approvazione da parte della Giunta Comunale dell'Aquila della delibera di modifica ed integrazione del regolamento della partecipazione, così come proposta dal Comitato Promotore Referendum del Gran Sasso. Con la modifica la Giunta ha infatti eliminato un intoppo burocratico che non consentiva al Comitato dei Garanti di riunirsi per esprimersi sull'ammissibilità del referendum sul Gran Sasso. Ricordiamo che il Comitato referendario chiede la rimodulazione dei confini del Parco nazionale Gran Sasso Monti della Laga e dei SIC, i 14 siti di importanza comunitaria. Allo stato dei fatti, sia il parco sia i SIC sono ritenuti un ostacolo allo sviluppo turistico-economico del bacino montano del Gran Sasso d'Italia. La delibera approvata dalla Giunta passerà ora al vaglio della Commissione e poi sarà mandata in Consiglio Comunale. Laddove dovesse essere approvata si riunirà il Comitato dei Garanti che valuterà l'ammissione di questi referendum. Gianluca Ragneri del Movimento 5 Stelle parla di una lezione di democrazia ed una rottura del silenzio da parte del Consiglio Comunale dell'Aquila ed una sonora vittoria da parte del Comitato Referendario del Gran Sasso. Ma la vittoria, secondo Regneri, è anche di tutti i cittadini aquilani che non hanno potuto godere di questo strumento referendario fino ad oggi. E grazie al Comitato Promotore del Referendum sul Gran Sasso, questo strumento ormai potrebbe essere a disposizione di tutti quanti. E ora parliamo del progetto Letture a Voce Alta, un progetto varato dal Comune di Campli e dall'Istituto Comprensivo. La lettura è un vizio che va coltivato da piccoli. Ne è convinto il comune di Campli che realizza il progetto Letture a Voce Alta per favorire l'amore per i libri sin dalla scuola dell'infanzia. L'iniziativa intrapresa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Campli Sant'Onofrio, associazioni e aziende del territorio, ha consentito di allestire tre nuove biblioteche nelle scuole dell'infanzia di Campli, Campovalano e Sant'Onofrio progetto nasce dalla proposta che è giunta in comune, eh, che è stata fatta da un'importante casa di editrice, aiutaci a crescere, acquista un libro e quindi abbiamo rivolto poi noi la richiesta alla, alla preside e abbiamo pensato di rivolgerci alle scuole dell'infanzia che non avevano biblioteche. Il progetto lettura eh, prevede innanzitutto dei momenti laboratoriali all'interno delle bibliotechine. Eh, noi siamo fermati convinti eh, che la lettura costituisca uno degli aspetti preminenti dello sviluppo del bambino sia in termini di sviluppo affettivo che in termini di sviluppo cognitivo. Un, un aspetto molto importante sarà eh, partire eh, già con la presentazione di un libro e poi si attiverà un servizio di prestito eh, alle famiglie, quindi ogni alunno potrà portare a casa un libro e eh, saranno i genitori a Leggere le storie. Una nuova offerta scolastica, come diceva lei, per i nostri ragazzi che si va a unire a tutte le altre iniziative. Voglio ringraziare eh, la Pro Loco di Campli, eh, l'Associazione Memoria del Progetto, Ristorante Tunnel e l'azienda Terconv che ha supportato economicamente questa bella cosa. Siamo molto felici e quindi eh, continuiamo su questa strada perché stiamo facendo tanto nella scuola. Apriamo ora la pagina sportiva e lo facciamo con la serie B e con i risultati di una giornata amara per la Virtus Lanciano che ha perso in maniera beffarda e non meritando la sconfitta ad Ascoli per 1-0 come vediamo proprio dal primo risultato col partita di Yankton nel secondo tempo, ma tante e anche clamorose le palle gol sciupate dalla Virtus Lanciano. Poi Bari Vicenza 2-1 ed è dunque la prima vittoria. Con Andrea Camplone in panchina per il Bari. Cagliari Ternana 1-0, Cesena Virtus Entella 2-0, Modena vellino 1-1, Novara Crotone 0-1 Provercelli Spezia 0-1. salernitana Brescia giocata ieri 3-0, Trapani Latina 1-2, domani alle 17.30 Perugia Pescara e dopodomani, lunedì alle 20.30 l'ultimo posticipo della 23 giornata. Livorno Como la classifica dunque nulla è cambiato in testa. Crotone sempre avanti a tutte con 51 punti e sempre con un più 2 sul Cagliari a quota 49 vittorie sofferte vittorie con, ehm, eh, con qualche patena, patema d'animo per le due eh, prime della classe, poi il Pescara a quota 40, si avvicina il Bari a quota 39, Novara e Brescia sconfitte restano a quota 38 e non riescono dunque a controsorpassare almeno per qualche ora il Pescara, poi Avellino 35, Cesena 34 Entella 31, Perugia e Spezia 30, Trapani 29, la Martina 28, Vicenza et Tenana, 27 punti, ehm, poi Ascoli 26, Modena 25, Provercelli 24, Livorno e Savernitana, 23 punti. Virtus lanciano al penultimo posto con 21 punti. Chiude il Como con 17. E allora andiamo a vedere quanto accaduto nel pomeriggio al del Duca di Ascoli. Abbiamo parlato di una sconfitta beffarda. Ascoltiamo il racconto della partita crea le condizioni per fare bottino pieno ma alla fine i tre punti sono dell'Ascoli la Virtus Lanciano perde 1-0 contro i bianconeri marchigiani nella prima trasferta del 2016, 3-5-2 per i Frentani con Boldor preferito a regione nel trist di difesa assieme al neo capitano Aquilanti e ad Amenta a metà campo Vitale Playmaker con il ritorno tra i titolari del brasiliano Zé Eduardo. in avanti torna dal primo minuto Ferrari che duetta con Marilungo, l'Ascoli deve mandare andare nel dimenticatoio il poker subito a Chiavari Fischia Pasqua di Tivoli avvio incoraggiante Frentano subito con due corner battuti da Vitali al tredicesimo la prima occasionissima di Francesco Innesca Marilungo che tenta la conclusione sul primo palo Lanni è provvidenziale a non sbilanciarsi e di piede compie un miracolo diciottesimo Ascoli pericoloso punizione di Altobelli morbida in area di rigore colpo di testa che però non inquadra lo specchio ventiquattresimo ancora la Lanciano pericolosissimo dagli sviluppi di un calcio di punizione dopo un batti e ribatti, palla che arriva di Francesco che trova il pertugio giusto e lascia partire un sinistro incrociato che Lanni neutralizza in corner distendendosi. 34, esimo ancora Virtus, scambio Marilungo, Ferrari con il numero 14 che spara in porta, ma la palla non ne vuole sapere di entrare. Lascoli risponde: minuto 37, Jankto calcia una punizione dai 20 metri, ma la sfera sorprende tutti e dà l'illusione del gol. Ultimi affondi del primo tempo e i bianconeri fanno venire i brevi dei cross al centro dell'area per Raccacia che non aggancia, azione che prosegue, ma la sassata di Petagna dal limite dell'area viene bloccata da Casadei, ripresa subito dubbio in area di rigore Frentana, ottavo, aumenta Petagna, il contatto sembrerebbe esserci e l'Ascoli vorrebbe il calcio di rigore, Pasqua però lascia proseguire tra le proteste rossonere, 17. E Lascoli questa volta passa a Yancto, palla al piede, si fa mezzo campo superando i rossoneri, entrando in area di rigore e depositando la sfera oltre Casadei 1-0. Dunque, ma la Virtus è in questa circostanza sorpresa. Lascoli diventa più spigliata. Ventitresimo pericolo bianco nero dagli sviluppi di un corner, palla ad DAE che tenta il colpo in girata, ma la palla viene messa in corner. Si rivede Lanciano, qualche minuto dopo, 25esimo dalla sinistra. I frentani mettono un pallone al centro dell'area, ma non sono efficaci a superare l'anni. 32esimo, Lascoli si divora l'indivorabile con Petagna. Dopo un ottimo suggerimento di Cacia, il numero 29 sbaglia clamorosamente d'Aversa, mette le tre punte e prova a riequilibrare le sorti della contesa, facendo esordire Bonazzoli e tornando ad un 4-3-3. E ci sta quasi per riuscire. 41esimo, corner di Vitale, colpo di testa di Zedoardo che però è alto. 43esimo, ancora corner, colpo di testa di Amenta. Di Matteo riesce nell'impresa di sbagliare un gol più facile da buttare dentro che spedire fuori. Poi nulla più, le troppe occasioni da gol a favore del Lanciano sprecate pesano e come se pesano sugli equilibri della contesa. Dopo la partita abbiamo ascoltato le parole dei due allenatori da Versa del Lanciano e Mangia dell'Ascoli. Il dispiacere maggiore secondo me è per, quanto, per quello che si è fatto il primo tempo dove credo che ci sia stata una squadra che ha espresso una buona mole di gioco creando diverse situazioni da gol eh, anche clamorose. È chiaro che lì dove non siamo bravi a sfruttare queste occasioni, poi il calcio purtroppo riserva delle sorprese, è un destino crudele, che lì dove magari meritavi qualcosina in più anche del pareggio, a casa, torni a casa con zero punti. Mister, comunque complimenti perché oggi il lanciano è con gli attori in campo diversi rispetto al passato, un lanciano sbarazzino, un lanciano che se l'è giocata a testa bassa e soprattutto nel, nel primo tempo l'approccio almeno a me personalmente è piaciuto molto. No, credo che sotto l'aspetto del gioco, ripeto, abbia fatto un ottimo primo tempo e dove venire ripeto, a giocare fuori casa qui ad Ascoli e imporre il proprio gioco non è, non è da tutti, l'abbiamo fatto, però il rammario purtroppo è che il campionato di Serie B, i complimenti portano pochi punti in classifica e c'è bisogno di far punti, quindi che ci possa servire di lezione, che meno leziosismo, ma più cinici perché è questo che riserva il campionato di Serie B. Il primo tempo è stato un primo tempo di difficoltà, a ragione, il secondo tempo è stato fatto con un atteggiamento. Meglio, abbiamo trovato il gol su una, su una bella iniziativa, poi dopo abbiamo avuto la palla per chiudere la partita. Quando poi non la chiudi in un momento come il nostro che arriviamo da, 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 un momento, da una partita che ci ha creato delle, delle difficoltà, eh, è normale l'ultimo quarto d'ora magari vedere un po, di, un po' di fantasmi. Però col lavoro che stiamo facendo siamo fuori dalla zona eh, retrocessione. E ora parliamo del posticipo di domani, ore 17.30 al Curi di Perugia tra Perugia e eh, Pescara, 22 i eh, convocati dal tecnico eh, Massimo Oddo, chiaramente assente a Crescenzi che sarà fuori per eh, circa eh, un mese, eh, al suo posto domani in campo Fiamozzi, a destra con Zampano dirottato sulla eh, sinistra, convocati gli attaccanti Cocco e Sansovini anche se entrambi sono al centro di eh, voci insistenti di... Eh, Mercato, probabilmente Cocco non partirà dal primo minuto, ci sarà il rientro di Memoucher a centrocampo con Benalì portato alle spalle di eh, La Padula e Caprari. C'è anche un piccolo dubbio legato alle condizioni di eh, Campagnaro che ha un piccolo dolore all'adduttore. Domani la decisione in extremis, ma ci sono buone probabilità che il difensore argentino sia confermato al centro della eh, difesa. Oggi eh, il tecnico. Goddo, dopo la rifinitura ha dribblato eh, le domande di mercato e ha alzato il eh, tiro dando grande importanza alla gara di domani. Allora, questa non è né il giorno né nella sede opportuna per parlare di mercato non ne voglio parlare. Quindi non, è, non mi fate domande di mercato perché non parlo, non rispondo. Non per maleducazione ma perché non credo che sia. C'è cioè, una partita domani che non è fondamentale per noi di più. Sono convinto che se domani dovessimo fare il risultato pieno andiamo in Serie A. Quindi, quindi in questo momento non parlo di mercato. Io parlo dei giocatori che ho, partiamo in 22, quelli ho e a quelli mi affido. Poi lunedì, martedì vedremo, vedremo cosa succede. Cioè se domani il Pescara vince va in Serie A questo? No, va in Serie A. è una mia convinzione, è una mia convinzione che se domani dovessimo vincere abbiamo... Le nostre chance di Serie A si possono, possono aumentare moltissimo. Dico sempre quello che penso, questo è quello che penso. Posso sbagliare, posso, ci può essere qualcuno che non è d'accordo con me. Eh, io ho in mano la squadra, io la conosco e io vedo le potenzialità. Eh, ho questa convinzione. Quindi, in un momento così, parlare di mercato è. Prima di tutto dell'Eterio, eh, ma la se, seconda cosa non mi interessa proprio. Perugia che è in difficoltà per quanto riguarda i risultati, ovviamente. Penso che per il potenziale che ha eh, sia in ritardo di classifica, ma questo è dovuto anche a, a un momento in cui ha avuto tanti infortuni, ha dei problemi e noi dobbiamo essere... Bravi a sfruttare questo momento, quindi la mancanza di giocatori importanti, perché in questo momento c'è da dirlo che quando ti vengano a mancare Drolè, Parigini, Del Prete, Belmonte, tutti assieme, può essere un vantaggio per noi. Quindi dobbiamo essere bravi in questo, ma non possiamo e non dobbiamo essere stupidi nel, nel pensare che sia una partita facile, perché, perché facile non lo sarà. Perugia è una squadra che eh, non è particolarmente propositiva per caratteristiche, sfrutta molto il contropiede, è una squadra molto compatta, cui è difficile fare gol, questo lo, dimostra, lo dimostrano i pochi gol subiti e, e quindi noi abbiamo preparato bene questa gara e, e mi aspetto che la squadra faccia una, una grande partita con, con coraggio, e con determinazione e con personalità. Lunga lista di assenti in casa Perugia, appena 19 i giocatori convocati dal tecnico Bisoli, sono infortunati i vari parigini del prete, Guberti e poi Drolè che si è fatto male ieri, è stato operato per una frattura all'avambraccio, starà fuori per due mesi. Squalificati Belmonte e Zebli, Ardemagni convocato, ma è reduce da un attacco influenzale ed è anche al centro di voci di mercato, dunque, quasi certamente partirà a titolare l'ultimo arrivato in casa Perugia, il centravanti Rolando Bianchi, con lui a comporre il tridente d'attacco, ci saranno Zapata e Di Carmine. Ascoltiamo le parole pronunciate oggi dal DS perugino Marcello Pizzimenti. È fondamentale superare questo momento, questo momento lo superi soltanto se c'è grandissima compattezza. Pescara lo dice la classifica, è una squadra molto forte, c'è da 40 punti, la terza forza del campionato, quindi sicuramente lo dicono i numeri che è una grande squadra, ma io credo che noi, con la vedo un Perugia, eh, un Perugia agguerrito, un Perugia che comunque come dicevamo prima eh, farà della sua compattezza, la forza, Partita aperta, perché è normale quando gioca una grande squadra, eh, la partita è, eh, rimane aperta, hanno ha ottime individualità, ma anche noi abbiamo ottime individualità. Quindi, è eh, una partita da tripla. Ma io vedo un Perugia molto agguerrito, molto arrabbiato: un Perugia che non vuole soccombere. E in Lega Pro, in impresa del Teramo che ha battuto il Pisa 2-1, una gara che si era messa in salita, chi ha seguito diretta a stadio nel corso del tardo pomeriggio, vi aveva, avevamo dato il gol del vantaggio del Pisa dopo 6, 7 minuti, dopo 7 minuti per essere precisi, la rete segnata da Crescenzi sugli sviluppi di un corner calciato da Ricci, ma poi il Teramo ha rimontato, ha prima pareggiato al 36esimo con un gol segnato segnato da Alessandro Di Paolo Antonio, un tiro dal limite dell'area su assist di Petrella con una leggera correzione che ha spiazzato il portiere di casa Bindi. E poi a metà della ripresa, al 23 è arrivato il gol partita dell'ultimo arrivato in casa biancorossa. Michel Cruciani con un tiro dal limite dell'area, sempre sugli sviluppi di un corner battuto da Di Paolo Antonio. Anche in questo caso il tiro di Cruciani ha subito una correzione che ha spiazzato il portiere del Pisa, Teramo che poi ha gestito ben. La partita, nonostante giocasse sul campo della seconda in classifica, non è l'unica partita che si è giocata quest'oggi perché tra le altre segnaliamo la vittoria della Spal sul Rimini per 1-0. Questo vuol dire che la Spal allunga in classifica da più 3 a più 6 sul, sul Pisa, mentre invece il Teramo con la vittoria di questo pomeriggio sale a quota 22 punti e aggancia il Sant'Arcangelo che anch'esso aveva giocato nel pomeriggio e vinto con la Carrarese per 2 a 0. La seconda giornata di ritorno prevede per domani alle ore 15 allo stadio Fattori dell'Aquila il match tra l'Aquila di Perrone e l'Arezzo di Eziolino Capuano, qualche problema in difesa per l'Aquila per via delle assenze di Maccarrone e dell'ultimo acquisto Emanuele Pesoli. Potrebbe scoccare nuovamente l'ora di Sanni, ma ascoltiamo le ultime nel servizio di Gianmarco Menga. Con la testa divisa tra le aule di tribunale e il rettangolo verde, L'Aquila riceve in casa l'Arezzo. Si tratta del secondo turno del girone di ritorno di Lega Pro e i rosso-blu sono obbligati a riscattare l'ennesimo tonfo in trasferta, rimediato una settimana fa a Pistoia. Non sarà facile contro gli uomini del vulcanico Eziolino Capuano, reduci da sette risultati utili consecutivi a cavallo tra il 2015 e il 2016. In più, i Toscani hanno iniziato il nuovo anno con due convincenti vittorie ottenute contro Rimini e Sant'Arcangelo. D'altro canto però gli uomini di Carlo Perrone non possono più permettersi passi falsi. Lunedì arriverà con molta probabilità la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che certificherà l'entità della penalizzazione in classifica per il caso calcio scommesse. Per non ritrovarsi sul fondo del girone B bisogna quindi far punti il più possibile. All'andata finì 1-0 per l'Aquila con un gol in extremis di Nicolas Benzaglia. Per centrare l'obiettivo, l'allenatore aquilano Perrone ha in serbo delle novità di formazione. In difesa, davanti a Scotti, ormai titolare della porta, potrebbe rivedersi il giovane Sanni in luogo di Bigoni, nel terzetto completato da Cosentini e Anderson. A centrocampo il dubbio è l'impiego di San Domenico come quinto o come seconda punta in attacco. Nella prima ipotesi davanti potrebbe rivedersi il capitano De Sosa al fianco di Perna. Nel secondo caso San Domenico potrebbe agire da seconda punta con Piva e Triarico sulle corsie della mediana. Si profila invece una pesante bocciatura per l'ex gioiello della Lazio, Tommaso Ceccarelli. Anche a Pistoia non ha saputo sfruttare la chance da titolare e rischia di diventare una seconda scelta. Le aspettative sul suo conto erano alte, ma il tecnico Perrone sembra aver quasi gettato la spugna. Solo il campo darà però le risposte definitive, aspettando quelle ancora più importanti della giustizia sportiva. E siamo al termine con il nostro TG6, ma non lasciate la nostra emittente perché tra poco sarà la volta del TG6 L'Aquila alle 19.45. e Poi, a partire dalle ore 20, non perdete l'appuntamento con lato B con Jacopo Forcella. Fari puntati sulla sconfitta della Virtus Lanciano ad Ascoli e sul prepartita di Perugia-Pescara. È tutto per questa seconda edizione del TG6. Grazie per l'attenzione. Buona serata.